Buongiorno, prego, prego, venite. Alt. Questa è una casa senza scarpe. Ciao Unlovers, benvenuti nel mio mondo, la mia casa. Per me è una vera e propria oasi, anzi, fa parte della famiglia. Volete conoscerla? Il ramo all'ingresso l'abbiamo recuperato io e il mio compagno. Era una delle nostre prime gite, eravamo a Rimini. L'abbiamo raccolto sulla spiaggia ed era bianco e levigato dal mare. La Zora Living è il cuore della casa e il tavolo è al suo centro. L'abbiamo progettato con assi da ponteggio anni 60. Pensate che l'abbiamo recuperato in un cascinale nel Varesotto. Queste ciotole le abbiamo comprate a Barcellona. È stato il viaggio del mio 29esimo compleanno. In ogni città in cui andiamo ci piace portare a casa un piccolo ricordo. E Barcellona è stato un viaggio veramente importante. Ora avete capito quali sono gli oggetti a cui tengo di più? Vedere la casa come una continuazione della famiglia è ciò che accomuna noi Unlovers. E Linda era entusiasta di farla serie con me. Ecco, che vi dicevo? Come chi? Linda, la mia casa. E non è un nome scelto a caso. Lo so, mi state dando del pazzo. Mi piace pulire, ho dato un nome alla casa, ma gli Unlovers lo sanno. Una casa è ben più di quattro mura. Noi ci prendiamo cura della casa e lei si prende cura di noi. In che senso? Beh, tornate a trovarci per scoprire di più. Sarà super divertente.